No, no, no. Sopravvivo anche senza. Preparo. I fibre di bambù sono antiallergici, c'è tante proprietà interessanti. Facciamo una capatina per il latte. Il catering. Vuoi provare? Quindi cosa costa questa, una roba così? Costerebbe 70, prezzo fiera, 50 con 2 anni di garanzia. Capito. Anzi, prova, tanto per. Provo non io. Abbastanza cervicale va bene. Non so, quel che vuole. Purché faccia la funzione. Okay. Funziona. Grazie mille, signora. Altrettanto a lei, grazie. E auguri per la vendita. Sì, va bene. E io invece giro solo qua, Questo è made in G, fatto in carcere. Anzi, non è che puoi trovare qualche altra maglietta tipo quella che ho già comprato? Queste sono fatte. Quella coccodrillo per esempio, ma però con colore giusto. L'ultimo è io. Fa un video? Com'è? Fa un video? Un robetto, minimale. Stavo da vergognarsi. E comunque è anonimo, quindi stavo la faccia. Questa è una cosa giusta, la cosa giusta è l'11 marzo 2017. Tutte tante cose gradevoli, interessanti. Tanto quello che finisco di stimare, niente spennare, trovo un altro su per te. Strutture eccetera, magari andando su internet si trova tutti i libri significativi. Li fatti con riciclando.
al piatto, alla pianta, invece è stato semplice con la propria natura. Riso grosso, lasagna, ragù, le patate, zuppa di ragù currata, spezzatino, mille foglie, di rosso, lasagna, ragù, risotto, patate, zuppa di ragù, burrata, misticanza, manzo, mille foglie, affocaccio, ciabatta, un capino. Questo budino non riuscire a comprare il wurstel. Qui per caso vedete anche il wurstel, no? I wurstel vendete da me? No, no. Grazie. Prendiamo un caffè, Venezia. Vuoi che ci beviamo un cafferino? Vuoi aprire? Questi video sono fatti in carcere? Sì. Dove? Non sai dove? I pesci bollati. Capito? Bollati, capito. Bello, no? Come noterai non c'è niente che lasci di non documentato. No. Cos'è? Si muovono, no? Si muovono. Dai, guarda. E cosa costano? 32. Quanto? 32. Se avessi i figli. E appunto, esatto. Poi dire che sono belli, dire niente. Sono quasi regalati. Allora, belli. E dove siete voi? Milano. Non c'è un bigliettino, no, eh? Capito? Meraviglioso, grazie. Andiamo di qua, voi che andiamo di qua? Cos'è? Prova a vedere, chiedere cos'è. Guarda che bello, Venezia. Inventano le cose. Senta, qui è tutto da riprendere, vero o no? Campionato mondiale delle trottole. Guarda che bello, che bello. Meraviglia. È belle, eh? Guarda se non sono belle. Giochi con la... Andiamo di qua, facciamo un giro di qua. Vediamo. Lo sa. Anche qua che ne butta giù di più. E guarda qui il town ground. Ah,
l'allarme. Grandi, con l'elastico, vedi là? C'è l'elastico. È quella che si libera del caso prima. Fior di macchine, di macchinaria. Bravo! Prometti bene! È un Fiat che ti perdo. Facciamo il giro qua intorno? Vediamo. Sì, vediamo un secondo, un minuto ancora. Dobbiamo girare qua. Le educazioni. Guarda che piccolo, che sei bello che ci dovete fare anche voi. E guarda che bello da farsi i... meraviglioso, no? Vedi che sono tutte le cose, guarda che bello. Tutta la nostra storia. Qualcosa rimarrà dentro. Facciamo il giro e poi ci mandiamo in un altro posto, vediamo ancora. Il padiglio è la cosa giusta. Nel senso che butti una pallina e fa tutti i suoni, eh? Si può? Sì, sì. È lungo ma non è molto lungo. Da quadratone. Come si fa? Si butta qua, no? Sì, sì, l'appoggi pure. Sì? L'appoggi così. Ma intanto prendiamo la mano. Ti piaciuta, no? È bella, è bella. Sono tutte cose belle, tutti stimoli interessanti, no? È vero? Gli abbracci veri stringono anche dopo, ne trovi segni dappertutto in fondo all'anima. Ad Pascal? E guarda questo, non è simpatico. Un giro in città. Ah, vero? Aspetta,
usate con il materiale di recupero? Grazie a lei. Anche i pneumatici usate? No. Dire che usate anche i pneumatici, ho capito. No, i pneumatici non si usano. No, ho capito. Si usano solamente maglie vecchie riutilizzate. Cioè si levano bottoni, cerniere. Ho capito. Poi cosa fate? Si tritano proprio. Ah, tritano e poi... Cioè così c'è cardano, scardano. Ah, ho capito, capito. No, c'è proprio chi fa come lavoro da cattare le... Grazie. Sì. Grazie, salve. In Toscana, no? No. Sì, come uno. Ecco qua, si è video popolare. Guarda che bella, guarda che bella questa, scusa. È mica bella questa. Oh. Bella. Tutte belle, cioè. Complimenti al buon gusto. Quindi hai preso di nuovo Ox? Vediamo un po'. Caffè cappuccino con il gluten free biologico. E porchetta questo lì? Chiedo. Fate anche il visto a mezzogiorno, no? Ah, hai fatto il visto, vedo. Grazie. Bene, bene. Grazie. Guarda, si fanno anche con... bello. Fate anche con... bello, bello. Fate già da mangiare, volendo. Grazie ancora. No, ma io... Basta, non sono belli questi. Sì, lo so. Sì, delle robe turistiche. Scusate, roba turistica, dov'è che la propongono qua in mostra? Il turismo, roba di turismo. Grazie ancora. Luca Trini. Vediamo i libri giusti, le persone giuste, in posti insoliti, raccontiamo storie di avere di emozionare una volta che un gusto unico e irripetibile. Buongiorno. Sembra biciclettina. Andiamo giù allora per il turismo. Chi è Sozzas? No. È Sozzas, no, l'autore. È un norvegese. Ah, non è Paolo Alto, no. Maxson. Opsit. Com'è? Opsit si chiama. Opsit. È un norvegese che fa queste sedute ergonomiche. Capito. E che uno rimane, non si stanca in certo senso, no? Grazie ancora. Grazie.
E mica è bello questo, eh? E guarda qui, meraviglioso, no? Si apre, si chiude, eh? Poi incastra le 5 settimane. Ah, poi sto vicino al negozio lì dove è la stazione, ha messo un lampadario intelligente, no? Con 4 elementi di illuminazione e ci sono alternati, guarda che bello qua, ci sono alternati due, ma sì, possiamo vedere un attimo quella roba lì, quella macro? E dicevo, sono alternate due gialli, due rosa e due bianche, cioè a luce rosata, no? E a luce rosata così complementa l'illuminazione, no? Comunque vivere con questi mobili qua è un altro vivere. E questo è mica pure bello. Oh. Invece la macchinetta per fare in 3D. È colore singolo o due colori? No. Cos'è? Colore singolo o due colori questa stampante in 3D? Un filo, un filamento, quindi un colore. Ah, capito. Questo qui. Capito. E cosa ci fai di bello con questo? Sto facendo questo filamento di Kinesis. Ah, capito. Progetti, capito. Elemento di bioplastica di canapa. Ah, capito. Siete qua di Milano? No, vicino di Mercato, studiato. E cos'è che ci ricavate fuori? Adesso sono dei progetti che ho portato noi, gli anelli. Ah, capito. Parliamo cose. Capito. Io sul Biatti ci lavoravo, c'era il Polyphone Resine che faceva del teflon metallizzato per via galvanica. Adesso forse anche ha cambiato ragione sociale. Ok. Va bene, la salute e auguri. Vogliamo andare giù allora o no? Sì? Sto qua, eh? Guarda che bello queste. Museo dell'ambiente. Che cos'è il Beschitz Museum? Come realizzati questi? Alla fine del ciclo? Quello che resta viene realizzato, quindi non viene scartato niente e otteniamo un prodotto che rispetto alla classica della moda tradizionale è leggero. Sono fatti le merda cose. Oltre
spinati, spinati, capito? Però c'è anche la parte, diciamo, la merda cotta. Dove è? Shit Museum. Sì, ma dov'è il pescherino? E puoi vedere? Guarda che bella quella libreria lì, guarda lì. Eh? E mica bella, però glielo dà ancora col metano, quindi è acido e brucia. Invece questo, io il metano l'ho tolto, l'ho fatto essiccare, quindi non ci sono più semi infestanti dentro, quindi quello che resta è solo... Ma questo cos'è, delle mucche o di... Ah, ho capito. No, ma lì ho visto del... pensavo scarabei, non so... Scarabeo stercolario, perché è quell'insetto che in natura... Ho capito. Perfetto, la classica pallina che fa lo scarabeo. E cosa fa, che non ricordo più, con il metano? No, cosa fa il stercolario? Lo stercolario fa la pallina, sì, la pallina, sì, la usa come nutrimento e anche per portare le uova dei piccoli. Lui ci fa tutto con la pallina. Ho capito, ho capito, interessantissimo. Scusami un chilo, questa cantina da merda. E questo cosa che peculiarità c'ha questa... questo come concime, sì, ripeto, è concentrato, sì, quindi è utilissimo su qualsiasi tipo, che sia pianta, che sia fiori, che sia l'orto, che sia giardino. Questo è, anche se lei dovesse esagerare, per dire, gliene do, qua c'è segnato come usarlo, sì, sì. Anche se lei dovesse esagerare, vedrà che magari il primo giorno la pianta fa un po' fatica, capito, perché riceve troppo nutrimento, capito. E cosa... Sì, ho capito. E cosa costa a chilo? 5 euro. Bello. Voi dove siete, bello? Dove siete? In provincia di Piacenza. Ah, che bello. La zona della Val Tidone. Non avete un bigliettino per poter... C'è segnato tutto lì sul sacchetto. Bene. C'è anche il sito con i nostri contatti. Ok, la ringrazio. Buongiorno. Ti piace qua? Vieni qua, vieni qua. Spera un po', tocca un po'. Bello? Spera un po', spera un po'. Guarda bene. Cosa costa questo oggetto qua, tanto per? Cosa costa questo oggetto qua? No, circa, spalla. In che fascia siamo? Sì, sì, sì. In che fascia di prezzo siamo questo? Allora, questo qui è a 180, questo è multicolore. E com'è che è fatto? Cos'è? L'ho fatto... Allora, sono delle gocce di vetro, sì? Fatte una a una, sì? Che vengono attaccate con un fil di ferro in una gabbia di metallo. Ah, ho capito, capito. E poi c'è un passaggio per mettere la lampadina e c'è anche un gancio per portare a capito. Ma cos'è? Sì. Sono il vetro che è soffiato e fa... Il vetro soffiato in Siria, in una vetreria di Damasco. Bellissimo. Sì. Un bigliettino? Grazie. Certo. Sì, no, prendo un bigliettino, prendo anche una cartolina. Va bene, bene. Sito. Bellissimo, sì. Grazie ancora, eh. Sono qui, ragazzi, con la fattoria non c'erano le informazioni, perché abbiamo veramente bisogno di ragazzi come noi che ci diamo un po' di gente. No, tanto io devo venire.
mi faccio una cosa. No, ma tu. Ah, mi fai un cazzo di guarda. Andiamo giù allora? Sì, dai, andiamo giù. Mando le cuscus sotto il muro, attendi forse di pace, perdi forse di pace, fa la differenza, quindi non come c'è posso dare, vedi dietro le merci, non ci battiamo per questo vantaggio del sistema, pratica commerciale o economia diversa che non si pongono obiettivi chiusi nel volume prodotto ma rispetto al sicuro la filiera. Abbiamo avuto di carne, seguo la carne, scopo la carne, sulle vive non riserviamo. No, ma... Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. E qua, mi pare qui avevamo visto forse qualcosa. No, ma non... Aspetta, vediamo lì. Perché non fai, fai come, già che ci siamo, dai. Sì, aspetto. Vuoi assaggiare? Si può assaggiare? Certo, non ci mancherà una cosa, caponata di melanzane. Quella di ketchup. Ho capito. Quella di carciofi qua? No, è questa. Grazie.
Lo stuzzicadente. Grazie. 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 Pane, pigliamo. Ti interessa la caponata? Com'è? È buono, io quando ero marinaio Viareggio, ero capo sotto capo, c'era un marinaio che era siciliano e c'era proprio le idee. Grazie, buongiorno. No. Anzi, prova. Assaggia un cucinello, assaggia un pezzettino, un pezzettino. Castelluccio in Orcia. Trekking Italia, naturismo. Bene, qui finita la visita della nostra mostra della Fa la cosa giusta dell'11 novembre, l'11 marzo 17. Vuoi ancora vedere? Sì, vediamo. Thank you.